Ciao a tutti e bentornati in Tesla News. Quest'oggi parliamo di un filato che vi farà cambiare idea. Ebbene sì, per tutti gli scettici sull'acrilico, per tutti coloro che pensano che non sia una composizione o comunque un materiale che possa definire un filato di ottima qualità, e per tutti gli scettici sull'urex, ebbene sì, per tutti coloro che pensano che indossare un capo lavorato con un filato che abbia all'interno l'urex possa essere comunque scomodo, ebbene quest'oggi presenteremo un filato che vi farà assolutamente cambiare idea. Parliamo del Chuck Lurex. Vediamolo in tutto il suo splendore, questo Chuck Lurex, composto per il 97% acrilico e 3% poliestere, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 380 metri. Eccolo qui, lo vediamo per bene nel dettaglio, per il quale consigliamo i ferri 2,5 oppure 3 o l'uncinetto 2,5. Lo vedete, questo filato avvolto, proprio abbracciato da questo Lurex, che però vi consentirà di realizzare delle creazioni nelle quali sarà davvero impercettibile questo dettaglio. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Sicuramente il Chuck Lurex è un filato che ben si adegua a quelli che sono i tempi moderni e frenetici. Un primo lavaggio lo consigliamo sempre sicuramente a mano, ad una temperatura che non superi i 30 gradi, ma successivamente, perché no, potreste utilizzare anche il lavaggio in lavatrice, sempre seguendo queste istruzioni riportate anche sulle fascette. Dopo averlo lavato, sconsigliamo di utilizzare l'asciugatrice, ma piuttosto di riporlo in una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. Sconsigliamo anche di stirare la creazione proprio per la presenza dell'urex, ma se lo lavate correttamente e poi lo ponete in una posizione piana, non vi occorrerà assolutamente stirarlo. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo. Ma veniamo adesso ai colori luminosissimi che presenta proprio il Chuck Lurex. Veniamo alle prime quattro varianti di colore. Abbiamo scelto questi colori chiari tendenti al beige, anzi, per l'appunto, il beige, il bianco, il panna e il nocciola. Nel dettaglio, il beige ha il lurex oro, il bianco il lurex argento, mentre il panna e il nocciola anch'essi hanno il lurex dorato. Veniamo adesso ad altre quattro varianti di colore. Qui abbiamo il grigio, nel quale il lurex è praticamente un tono su tono perché è un lurex molto scuro, il nero con il lurex per l'appunto nero, il grigio chiaro con un bel argento e il carta da zucchero con questo lurex tendente al blu. Veniamo adesso ad altri 4 Chuck Lurex. Nel dettaglio, il blu, il bluette, l'avio e il very peri. Questi hanno tutti un lurex tono su tono, quindi da un blu più scuro, un blu più chiaro, ad un avio e un bel viola. E veniamo alle ultime 4 varianti di colore, vale a dire il senape, il rosa antico, il bordeaux e il rosso. Anche qui lurex tono su tono. Il Chuck Lurex, avete visto, tantissimi colori, tanta luminosità, tanta creatività, che è quella che sicuramente vi ispirerà un filato del genere. Ebbene sì, perché ci si può davvero divertire, che sia per maglioncini, che sia per cardigan, ma perché no anche accessori quali stole, scialli, cappelli e sciarpe. Il Chuck Lurex è un filato davvero per tutti. È composto per il 97% da microfibra di acrilico, ma è un acrilico davvero di ottima qualità, e per chi ha già avuto modo di provare sia il Chuck in tinta unita che il Chuck Batik sa bene di cosa sto parlando. Il Chuck Lurex infatti sicuramente può essere utilizzato, mixato ai due articoli che abbiamo citato prima. Le varianti di colore saranno leggermente diverse, perché come diciamo sempre è davvero impossibile riprodurre lo stesso identico colore. Oltretutto abbiamo visto questo dettaglio in lurex, che però sarà davvero impercettibile. Ecco perché dicevamo, anche per i più scettici, sfidiamo ad acquistare il Chuck Lurex, a realizzare qualcosa e a provarlo direttamente sulla pelle, perché questa fibra metallica è perfettamente incastonata e avvolta, abbracciata dalla morbidissima, perché è così che va definita, microfibra di acrilico. Quindi possiamo definirlo un filato scintillante, confortevole e oltretutto al giusto prezzo. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo Tesla News. Ciao!